Gentili ascoltatori, buonasera, questa è Radio Science, benvenuti al notiziario dell'Istria, Istria oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Ci scusiamo per il leggero ritardo dovuto a un problema tecnico improvviso qui a Venezia. Infatti siamo collegati con la redazione di Pianeta Oggi TV da Venezia, la regia centrale a Treviso, Radio Science, c'è Rosario Moreno che saluto. Iniziamo subito con la prima notizia in scaletta. Elezioni dell'Unione Italiana, effettuato il sorteggio. Mercoledì scorso la Commissione elettorale centrale dell'Unione Italiana si è riunita per completare l'iter di verifica delle proposte di candidatura per le elezioni dell'Unione Italiana previste per il prossimo 8 luglio, rilevando che i due candidati in lizza per la carica di Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva e Sandro Damiani, hanno raccolto entrambi un numero sufficiente di sottoscrizioni per poter essere ammessi alla gara elettorale. La Commissione ha inoltre reso noto l'ordine di comparizione sulla scheda elettorale dei due candidati. Il sorteggio ha deciso che al primo posto ci sarà Marin Corva, mentre al secondo Sandro Damiani. La Commissione ha infine convalidato anche la proposta di candidatura di Maurizio Tremul, unico candidato per la carica di Presidente dell'Unione Italiana. In base allo scadenziario elettorale, giovedì scorso è iniziato il periodo di campagna elettorale che terminerà sabato 7 luglio. Parallelamente alle elezioni per il rinnovo delle massime cariche e dell'Assemblea dell'Unione Italiana si svolgeranno anche le consultazioni per gli organismi dirigenziali della maggioranza delle comunità italiane. Ed ora andiamo avanti, ci spostiamo a Fiume. Venerdì scorso, presso l'Aula Magna della Scuola Media Superiore Italiana di Fiume, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della 28ª edizione del concorso letterario San Vito, rivolto agli studenti della SMSI e delle quattro scuole elementari italiane di Fiume. Con questo concorso, indetto dal Liceo Italiano di Fiume e dalla Società di Studi Fiumani, in collaborazione con l'Unione Italiana, l'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, Comune di Fiume in esilio e l'Università Popolare di Trieste si è voluto valorizzare la città di Fiume e la sua particolare storia. Andiamo avanti, questa è Radio Science, state ascoltando il notiziario Istria Oggi, in studio Massimo Bonella. Fiume, venerdì scorso presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume, nell'ambito della Settimana della Cultura Fiumana, è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo La Fiume di domani fra bilinguismo e odonimi storici. Sul bilinguismo a Fiume, nella quale la preposta commissione nominata dal sodalizio ha presentato il progetto. Ad intervenire sono stati Moreno Vrancic, presidente della suddetta commissione, Giovanni Stelli e Ivan Jelicic, esperti di storia. Gli intervenuti hanno presentato il lavoro svolto fino ad ora dalla Commissione ed hanno messo in luce la storicità della presenza del bilinguismo a Fiume. La necessità di ripristinare gli odonimi storici e il bilinguismo visivo risultano quindi essere un naturale passo verso la valorizzazione dell'identità e del patrimonio storico-culturale della città. I lavori della Commissione proseguiranno nei mesi prossimi, mirati alla ricerca della più corretta formulazione dei propositi evidenziati. Durante la presentazione è intervenuto anche il Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, lodando la collaborazione tra i fiumani rimasti a Fiume e i fiumani esuli nel percorso di valorizzazione del patrimonio italiano della città, sottolineando l'importanza di svolgere un attento studio storico attraverso il dialogo con le autorità locali, con le forze politiche, con le istituzioni e con le società. E con la società civile per far comprendere a tutti le ragioni di un'operazione di verità. La serata si è conclusa con l'esibizione del violinista fiumano Francesco Squarcia, che assieme a Nevia Rigutto ha voluto presentare
in anteprima il suo nuovo CD Immensamente Arrivederci, realizzato grazie anche al contributo finanziario dell'Unione Italiana. Fiume, ritorniamo quindi nella città, in questa bellissima città di Fiume. Si è tenuta lunedì presso la sede della Comunità Italiana di Fiume la riunione del Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litoraneo Montana. I consiglieri hanno affrontato diverse tematiche, dal ripristino del bilinguismo visivo a Fiume, al GDBR, alla maturità di Stato. La riunione si è soffermata sul referendum sul sistema elettorale ed a tal proposito i consiglieri hanno deciso di cofirmare la lettera aperta con la quale il Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana autoctona della regione istriana ha stigmatizzato l'intenzione dell'iniziativa civica Il Popolo Decide di intaccare i diritti acquisiti delle minoranze nazionali in Croazia. Trieste. Si è riunito ieri, martedì 19 giugno, a Trieste il Comitato di Coordinamento per la Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia per l'analisi e l'approvazione del piano per il 2018 in favore della comunità nazionale italiana finanziato con i mezzi dello Stato italiano. Dopo molte ore di lavoro, la riunione è stata aggiornata alla settimana prossima per l'approvazione definitiva del piano. Abbiamo ancora delle brevi notizie, sono le 19.55, questa è Radio Science di Treviso, state ascoltando il notiziario Istria Oggi che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima. L'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste bandiscono la 51esima edizione del concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima. Il premio si prefigge di promuovere e affermare la creatività artistica e culturale della comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia e di diffonderla sul territorio del suo insediamento storico e su quello della sua nazione madre. Il termine ultimo per la consegna delle opere è stato stabilito nella data del 29 giugno 2018. Castelvenere, sabato 30 giugno alle ore 19.30, la comunità italiana di Castelvenere vi invita al ventesimo anniversario del sodalizio presso la Casa di Cultura alla Casa di Cultura Malottia. Andiamo adesso a Lubiana. Fino al 30 settembre presso il Museo Civico di Lubiana è possibile visitare la mostra Aurea Crux, Sacro e Mito nell'oro dei Longobardi. L'esposizione, allestita nella sala del tesoro del Museo Civico, presenta per la prima volta al pubblico sei croci auree longobarde, rinvenute a seguito del lavoro di scavo e restauro svolto dal Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Il progetto è il risultato di una collaborazione tra il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, l'Ambasciata d'Italia in Slovenia, l'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana e il Mestni Musei, Museo Civico, l'ingresso compreso nella visita al museo. Vediamo se riusciamo a avere ancora il tempo per una brevissima. Sì, Valle, venerdì 22 giugno alle ore 21, la comunità italiana di Valle vi invita in piazza Tommaso Bembo al concerto della SAC Lino Mariani di Pola con le seguenti sezioni: coro femminile diretto dalla maestra Orietta Sverco, coro maschile e coro misto diretti dalla maestra Ileana Plavetic Rosa, orchestra mandolinistica diretta dalla maestra Clara Cerin. I brani saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Branko Okmaka. Vi ricordo ogni giorno l'appuntamento su Radio Rai, Radio 1 di Trieste, ogni mercoledì alle ore 16 il programma Sconfinamenti, che si può ricevere sulla frequenza in onde medie, precisamente sui 936 kHz, e in streaming su sedefvg.ra.it.
con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamento è disponibile anche in podcast. Poi ancora vi ricordo ogni domenica sera alle ore 20:30 in prima serata il programma di approfondimento sull'Istria dal titolo Istria Oggi, che va in onda su TV Capodistria condotto da Monica Bertoc. Potete ricevere TV Capodistria in tutta Italia tramite il satellite Hotbird, non solo in tutta Italia ma anche in tutta Europa. Alle 19:59 con un minuto di anticipo terminiamo qui il nostro notiziario Istria Oggi, lettura in studio di Massimo Bonella. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con me è per le 22 con l'approfondimento Osservatorio Antimafia. Grazie per averci seguito. A presto.